Il fatto che tu abbia detto, almeno così riferisce il giornale, che sul nucleare, se abbiamo dei siti, beh, la questione è aperta, ma dico, ma per i nostri figli, i nostri bambini, vogliamo riproporre questo problema quando abbiamo visto cosa è successo? Cioè, io da te e dal nostro governo, io mi aspetto una posizione molto chiara su questo, che abbia soprattutto la preoccupazione del principio di cautela, però prima di dire ma sul nucleare, solo questa preoccupazione come base PD, perché se no non sapremmo più che riferirsi. Se lo dice Berlusconi, vabbè, ma che tu lo dica, ecco, scusami, ma proprio col cuore, perché questo mette in difficoltà anche noi. Non so se mi sono spiegata. Abbiamo fatto un referendum, il problema non è attuale in Italia, cioè un referendum si rispetta il referendum. Quindi, ho detto una cosa semplicissima, di per sé è una forma di energia e come tale va considerata come tutte le altre, esiste ed è diffusa nel mondo. Si può dire che non è così? In Italia ho detto non si può fare, e mentre dicevo questo pensavo al fatto che molte nostre aziende, molte nostre industrie producono pezzi che finiscono nei reattori in Francia, in Germania, in Gran Bretagna e in altri paesi. E quindi anche l'idea di non demonizzare attività che poi l'Italia fa, perché non è che produciamo una cosa di cui dobbiamo vergognarci, la componentistica per queste centrali, perché l'Italia è molto avanzata. E quindi ho mantenuto questo profilo, e dicendo che non abbiamo i siti, non sei siti che dobbiamo scoprire i siti dove farli. Io ho detto non ci sono i siti in Italia. Risposto in modo corretto, perché l'alternativa è una specie di professione di fede che il nucleare mai si dovrà fare nell'intero mondo. Questo è una convinzione che bisogna avere a prescindere dai dati che abbiamo sotto mano. Oggi un pezzo consistente di energia che è prodotta con il nucleare, e l'Italia partecipa a produrre pezzi di queste centrali. È un'industria che ci interessa. Viene a nessuno dire che invece non lo vogliamo, no?